Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow. Pizzetta, cosa sta succedendo qua? Ciao pizzetta! E giù di spam aggressivo! Ballavi? E la rana così è bellissima. Bene, mi hai fatto startare in allegria. Allora, questo sarà l'unico momento di allegria che avremo. Va bene, c'è un po' di mal di testa, porca la pupazza. Ho acceso un incenso, mi ha fatto venire un mal di testa questo incenso, ragazzi, che... No, no, è stato l'incenso. Incenso per dire un po', no? Ed è successo che mi è venuto un mal di testa, adesso passerà. Ma pulito così bene? Aia. Per purificare un po', no? Un po' in giro, ho detto, ci attiviamo bene, no? Un po' fatto. Purificano le canzoni. È per l'odore. Tiene un po' le energie, chiamare. Dopo questo, capisci perché porto horror? Perché sono psicopatico, ognuno ha le sue. Ecco, allora adesso ci arrabbieremo tantissimo, pizzetto. Sei pronto a darmi del supporto morale? Sei pronto a darmi supporto morale? Perché mi sa che mi incazzo. Perché già quando abbiamo chiuso due volte questo pezzo qui, ero già un po' incazzosa. Vediamo, dobbiamo finire perché domani, pizzetta, c'è Scorn. Scorn. Simo, ciao Simo! Domani c'è Scorn, ragazzi, quindi questo lo dobbiamo finire oggi. E domani portiamo il super giocone che stiamo aspettando da una vita. Partono gli horror, quindi bisogna impegnarsi. Scorn. S-C-O-R-N. Scorn, non porn. Sarà sicuramente, ma qua non lo portiamo. Pronti? Simo, anche tu pronto, via. Qualcuno è in pericolo. Pericolo. Ma spariamogli subito. Via, via, via. Lo faranno a pezzi. Non ho più... Non abbiamo più munizioni! Ragazzi, non abbiamo più munizioni! Seven! Corvus! Forse posso anticiparmi. Seven. Allora, apriamo. Andiamo, ragazzi, ci incazziamo. Vai, Corvus. Allora, se si ferma ancora come ha fatto prima con l'orda. Ehi, hey, tu! Aiutami! Ma vai a quel paio. Ah, sono spariti anche loro! Ma che meraviglia! Tiriamo. Dardo. Me l'ha cambiato il dardo, no? Vorrei. No, bravo! Allora, sei un genio. Volevo fare una cosa, ragazzi, calmiamoci, ce li ho tutti attaccati, ha giocato malissimo. Oh, pezzettino di fango, dai, passate da sotto, passami. No, ragazzi, no. No, ha iniziato male il riscaldamento. Male, malissimo. Yeah. Però abbiamo un piccolo problema. Non abbiamo munizioni. Ma buon salve, sigaro matto. Come stai? Abbiamo un problema. Zetta, abbiamo un problema. Sai che problema abbiamo? Non abbiamo munizioni. Perché se senza munizioni a pistola? È una cosa intelligente. Basta, ci sono. No, adesso facciamo così. No, andiamo fuori da palestra. Metto là. Guardate cosa faccio, questa è classe. Loro si avvicinano e muoiono. Perfetto, ora mi avvicino anch'io. Houston, guarda, tutti insieme però. Ok, ci siamo, perfetto. Dai, muori subito, perfetto. Ne abbiamo già fatti fuori qualcuno. Calpesto. Sì, così calpesto io. Ma per favore, vado a calpestarla perché mi sa che viva! Calpesta, maestra! Ah! No, tipo sopra il camion, sì, siamo lì. Questo l'abbiamo fatto fuori, ragazzi, bellissimo.
molto bene, speriamo di andare avanti, cerchiamo di finire questo gioco. Facciamo i proiettili. Facciamo proiettili di pistola, vediamo se riesco. Facciamo 10? 10 proiettili di pistola, siamo bravissimi. Dai, dammi la pistola. Ragazzi, 10 proiettili, facciamo tutto. Adesso cosa ne fa? Me ne fa spawnare altri, me ne fa spawnare. Tutto bene, così. Stiamo cercando di superare questo pezzo. Ehi, tu! Poi arriva Lord. Ehi, amico, lo so che mi senti. Aiutami! Eccala! No, vabbè, ragazzi. Love this game. Vai giù! Chi sono? Tornano gli altri. Voglio la mira assistita. Uno. Qualcuno dietro. Puttana. Ma da dove è arrivato questo qui? Tardo. Carica. Anche qui abbiamo lo stesso problema. Tento, si sentisce mai. Vabbè, dai, via. Due. Perfetto. No, ma allora sei un pirla. Però allora sei un pirla. Ma cosa devi fare? Una, posso salire su con te? Non posso salire con lui. Già. A meno sono dall'altra parte adesso. Merda, sono bruttissimi. Arrivano da quella parte. Dammi la palestra. Palestra, va come è lento sto uomo. Non ho più. Quella, madonna! Dobbiamo buttare giù quello, Ho preso la scossa anch'io! Ma non è forse. Ragazzi, non abbiamo neanche. Cioè, proprio siamo partiti male. Siamo partiti qua, Sono appena alzati, incazzati, signori, incazzati. Allora, io un dardino non possiamo farlo così. Arpione sì, possiamo fare questo. Facciamo 30, ci servono. Perfetto. E facciamo anche. Abbiamo questo. Abbiamo neanche. Cavolo, abbiamo. Anche oh, ma ragazzi si è messi male le munizioni. Curati che si ammazzano, è un peccato ragazzi. Bello, sempre così. Dietro. Ok, no, facciamo il giro. Carica, amico, carica. Possiamo farcela, ragazzi, l'aver ragionata malissimo. E questo già è vero che non corre. Dai, ragazzi, ma che problema avete? Ce ne avete i problemi qui? Oddio! Forza, amico, fa qualcosa! Un attimo, faccio qualcosa, ho un problema! Ragazzi, devo fare i proiettili. Facciamo così: munizioni, fucile a pompa. Oddio, ce li ho tutti attaccati a sedere. Non possiamo ragionare. Ok. Ok. Ce la facciamo, ragazzi. Tutto questione di. Carica. Sono dietro. Va tutto bene, Castellano. Va tutto bene. Tutto bien. Girati. Para per Dio! Stiamo già morendo, cioè. Fammi. Ringraziamo il tizio perché stavo morendo. Andiamo giù. Non vi rendo così, ma forse avete ragione, beh. Ma non è possibile, ma io sto facendo tutto io. Sta morendo la gente. No. Credo che fosse l'ultimo. Ragazzi, quasi lo faccio morire. Ho fatto click. Non è morto la gente ciula, se noi iniziavamo da capo. Meno male non è morto. Hai salvato il culo. Insomma. Pensavo arrivassi. Squadra di ricerca. Come mai sei qui? Stavo cercando una cosa.
E cosa sarebbe? È pericoloso qui. Andiamo a parlare nel mio rifugio. No, ragazzi. Vieni. Perché io? Perché lui corre e io cammino? Ok. Sì, ma che pochissimo. Era quasi morto, eh. Era quasi morto. L'hanno fregati. L'hanno fregati. Non possono entrare. Grazie ancora per l'aiuto. Parla. Sono però... Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, eh? Ho sentito parlare di te. Sei sopravvissuto all'incidente del Beagle. Come lo sai? Non sono solo un programmatore dello STEM. So hackerare i sistemi di informazione. So cose che nessun altro conosce. Nemmeno gli altri membri della squadra. Ma allora sai chi è Lily? Sì, siamo qui per trovarla. Ma non abbiamo avuto fortuna finora. È per questo che sei qui. Sì, ma se non puoi aiutarmi a trovarla, non abbiamo nient'altro da dirci. Buona fortuna. Oh. Ehi, aspetta. Possiamo comunque aiutarci a vicenda. Sarà meglio per te. Senti, qui dentro c'è un sacco di roba che può esserti utile. Prendila come ringraziamento per avermi salvato. Se vuoi sentire la mia proposta, torna a trovarmi. Che modo. Ok, la tua proposta. Vediamo un attimo. Prima di tutto faccio due cose. Ragazzi, mettiamo inglese? Secondo me è meglio. Mettiamo lingua originale con i sottotitoli, concordate? Cosa mi volevi regalare che non c'è niente? Ah, no. Spagnolo o no? Ah, qua possiamo andare a dopparci. Bevo, mi pompo giù un po' di... non so quanto abbiamo. Facciamo qui caffè, ragazzi. Non mi si sente a volte? Ma davvero? Così com'è? È il mio microfono o è troppo alto il gioco? Arabo. Io me ne sta dicendo. Vi voglio bene, ragazzi. Meglio così? Quindi sto così. Va bene così? Ok? Mi sentite? Tutto a posto? Perfetto. Non prende la mia voce. Va bene, va bene. Ci si apre, si apre. Cosa in faccia? Va bene. Andiamo un attimo di là. Marcello. Marcello alle casse. Marcello alla cassa numero 29. Bello. Molto. Potenziamento armi, cosa possiamo fare? Quante armi? Abbiamo 404, possiamo fare qualcosina. Secondo me il pompa se lo... Allora, munizioni, cadenza di tiro, tempo di ricarica. Palestra, cosa facciamo? Dardo elettrico e dardo esplosivo, come possiamo? Possiamo potenziarlo. Facciamo questo, 80 ci sta. 160 già diventa, però esplosivo fa un bel danno, quindi io potenzio di più questo. Andiamo su la gettata 50, facciamo una gettata abbastanza ampia. Adesso andiamo dal fucile a pompa. A fucile a pompa, qua quanto era? 240. Cosa fa? Sblocca potenziamento delle due per potenza di fuoco, capacità, munizione, cadenza di tiro e tempo di ricarica. Possiamo anche aspettare, comunque già abbastanza drastico. Potenza di fuoco. Aumenta la probabilità di infliggere danni critici. A posto. Aumenta... Facciamo questa e non abbiamo più niente. Perfetto. Abbiamo anche la sfida da sparare a tutto, ma mi sono pentita di non aver messo la mira assistita, giuro. Ora. Sembra che abbia bisogno di aiuto, detective. Ok. C'è la signorina, ragazzi, c'è la signorina. Signorina per voi. Abbiamo 13.000, possiamo fare un sacco di robe. Allora, io recupero
Il recupero della salute. No, io vorrei il recupero dell'energia. Il recupero dell'energia, cioè della stamina, della fatica, della... Capito? È una pro e non ti sa. Sì, certo. Sei visto? Li ho smirati tutti. Sì, il problema è che non c'è il recupero dell'energia, è un'altra cosa, no? 12.000. No, vabbè, ragazzi, aspettiamo un attimo. Fornisce una possibilità di evitare automaticamente un attacco, conoscendomi. Allora sarà recupero. Vediamo il recupero. Ho capito, però se ne faccio già fuori 12.000, io con l'altro questo che cos'è? Cosa fa questo? Aumenta la velocità di recupero della salute dopo uno stato critico. Questo qua è oggetti di cura. Io non so quanto ci può servire oggetti di cura. Aumenta la velocità di movimento accovacciato. Allora andiamo di atletica. Facciamo così, dai. Recupero energia. Va bene, 12.000. Funziona così. Cosa dobbiamo fare qua? Possibilità. Ok, la prossima volta andiamo a altro. Dai, va bene. Non abbiamo più niente. Abbiamo fatto un potenziamento ed è finita. Uno. Cioè, uno. Sento povera, andiamo. Ora possiamo salvare quando arriviamo di là. Intanto non rischiamo. E andiamo. Aspetta qua. Per abituare. E chi resenti. Salve, lei è ancora lì che mi aspetta. Che carino. Però mi ha dato un dato. Quindi. Salviamo. Facciamo questo. Va bene a caccia. Va bene, parliamo col tizio. Anche se non ce ne frega. Più leggera, mamma mia, porta tutto, ha portato. Ok, parliamo. Ok, spara. Come possiamo aiutarci? Spara. Dovresti resettare un server nel midollo. Dovrebbe essere una passeggiata, senza quei mostri in giro. La posizione è questa. Aspetta, non ho ancora accettato. Io cosa ci guadagno? Se tu fai questo per me, ti aprirò tutte le scorte chiuse a chiave. Cacchio. E tu cosa ci guadagni? Se avvii il server, forse posso trovare un modo per uscire da Union. Devo solo accenderlo. Come ha fatto ad andare offline? Sappi che se riavvii quel server, posso fare un tentativo. Guarda questo posto. Va in pezzi. Mi sorprende che qualcosa funzioni ancora. Oppure è possibile che la Mobius l'abbia spento di proposito. Esiste ogni genere di protocollo di emergenza. E tu metti in discussione le decisioni della Mobius. Io sono un dipendente fedele, ma nel momento in cui divento sacrificabile, mi guardo intorno per trovare una via di uscita. Capisci che intendo? Sì, capisco. Allora, mi aiuti o no? C'è davvero un modo per uscire da Union? Non ne sono sicuro al 100%, ma farò un tentativo. Hanno perso i contatti con lo STEM. Siamo tagliati fuori. Se non troviamo il nucleo, io moriremo tutti Steamer. Qui dentro. A meno che io non trovi una via di uscita. E in che modo? Vuoi sprecare tempo ad ascoltare paroloni informatici incomprensibili? Ah, basta! Cioè, non potevo dirsi no, vabbè, di nuovo online. Perfetto, mappetta, ragazzi, mappetta. Noi siamo qui, cosa c'è qua? Andiamo prima qua? Punto di risonanza di Mobius, dobbiamo andare qua. Quindi. Va bene. Siamo fuori, abbiamo salvato tutto posto, ragazzi. Adesso potrà andare solo bene. Tutto bene, quel che finisce bene. C'è in giro anche... Prima l'abbiamo tirata giù, mi sembra che gli abbiamo rotto una bambola fatta tutta di pezzi umani. L'abbiamo rotta. Qua, lanciamo questa. Niente Mobius morto, vogliamo le sue cose. Uscire di qua? Però ricordiamoci che qua c'è la pasta che è là. Se agganciamo, dovrebbe agganciare. Non ce ne frega, c'è una pasta in giro con una motosega. Io vado in giro. Tanto non mi vedrei mai.
sacco di roba. Perfetto, siamo nella direzione giusta. Ti ho trovato. Perché? La trotta, che salto! Ragazzi, oddio! No, l'ho pessimo, ho fatto una scelta pessima. È stato un bel salto, eh? Trovato. Però stavo facendo la beota. Miseria. Vabbè, cominciamo ad andare di qua, va? Mi sento più sicura. Carichiamo anche un fucile, magari caricando. Mamma. 220. Ah, ma l'avevi già preso questo. Ma oh, mica l'avevi già preso. Dieci anni se ne vanno, persi. Non ci dovrebbe essere. Recupera un pochino più veloce, in effetti, se guardiamo. Facciamo ancora un po' di più. Vabbè, ok. Un agente mobile ce l'abbiamo preso. Io vado dall'altra parte perché così non posso pregare. Quella in giro che mi aspetta. Quindi andiamo di qui e giriamo di là. Possiamo girare di là? Ma lui mi ha detto andare là, ci facciamo aprire prima le... Prima la prendiamo dal dietro appena gira, ragazzi. Poi dopo dovremo combattere un attimo perché questa è un po' stronzina. Che va, fucile a pompa e via, eh. Sì. Non mi viene un'ansia. Mette lui per fare un pezzettino, via. Devo... Tiriamo fuori l'arma, eh. Questo mi agita sempre un po'. La calpestiamo? Alla morte. Andiamo. Questo era l'altro agente Mobius, magari. Guardate qui. Anche questa. Tachicardia, ragazzi. Tachicardia ancora. A posto. È stato un momento felice. Che roba, la prendo. La prendiamo. Dobbiamo andare di là. Ma non c'è niente. Chi mi ha visto? Vabbè. Questa corre, poi questa è bastarda, eh. Ho detto che bastare. No, qua ci serve fucile pompa. Via. È brutta, eh. È viva, è ancora viva, ragazzi. Dai, muori. Ma non è possibile. Come fai a essere ancora in piedi, te? Abbiamo uccisa. Qua c'era l'altro agente Mobius. Fa che bellezza. Abbiamo trovato tutto quello che c'era in giro. Io adesso andrei dalla risonanza verde. Andrei dalla risonanza verde.
E per l'appunto dalla parte opposta. Ma andiamo qua e poi andiamo dalla risposta. Questa è in giro. Cerchiamo di non farla fuori e di andare via. Anzi, qua dietro. Va bene. Ehi, sembra che sta coprendo. Dall'altra parte, quindi va tutto bene. Tra qui? Posso entrare? Ce l'abbiamo dietro! Non è vero. Guarda che ce l'ho dietro, lo sento, eh. Era dietro, sì. Sì. Come vieni? Qua dentro, ragazzi. Dobbiamo fare il giro dall'altra parte? No. Mi fa salire, non mi fa salire sul cappello, devo andare. Andiamo, scusate, mi ero girata per guardare. Carichiamo tutte le armi, cosa che non faccio mai nessuno. Questo deve essere qua, no? Cucciola, era B. Caffè me lo fa bere. Oh! Al piano di sopra, sicuro. Noi controlliamo che non ci sia altro qua in giro. La sento perché non lo beve, si vede che non si fida. Ovviamente, sai, lasciato lì così. Dice, lo bevo solo nei miei luoghi sicuri. Sapevo che eri qua. La porta chiusa. Porta. No. Facciamola finita. Non ho la chiave. Apri. Ah, ragazzi, non ho preso la chiave. Che cacchio era? Ah, giusto. Che sarà mai la chiave? Dov'è? Oddio! Ancora tu. Oh. Ancora lei, ragazzi! Ho trovato la chiave, beh. Bene. Così riuscirò ad avvicinarmi all'opera. Che bravo, cioè soprattutto... Cazzo! Forse riesco a non farmi scoprire. Culo! Ah! No! No, non è vero, non riesco. Ops, dai, magari riesco. Allora lei di qua. E vabbè, te è arrivato lì così, eh. Pensa a correre tutta come una pazza. È brutto perché la senti camminare.
No, ma ragazzi, porca loca, non puoi avermi visto. Corri, corri. Aprimi. No. No, ma ragazzi, cioè io... Ma porca pupazza, no, non possiamo correre qua. Non si può correre, perché se si corre è finita. Vediamo un po' la strada. Vediamo un po' la strada. Secondo me siamo di qui, lei non ci vede. Cosa ho appena detto? Vabbè, ma come fai a vedermi? Come facciamo qua? Aspetta, perché mi sono messa a correre. Non devo correre. Non devo Ma dai, ma dai, non è possibile. Ma non ci credo mai se lo vedo, amico. Amico. No, no, no. Non porta bene correre, ragazzi. Ma dai, ma non mi aveva visto. Ok, ho capito la strada, dai. Allora, è rotto. Sì, sono un po' ambigui i versi, sono un po' ambigui, sì, sì. Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Come facciamo, ragazzi? C'è un momento di difficoltà, eh? Come facciamo? Facciamo, facciamo, facciamo. Perché ci muoviamo o non ci muoviamo, qua ci becca lo stesso. O gli tiro una scossa e cerco di muovermi, però secondo me non è così semplice. Ora. Ora, non mi sono mossa, non ho fatto niente. Non ho fatto niente, non mi sono mossa. E lei, nonostante questo, ha rotto i maroni. Dai giù. Potevo andare. Ho fatto la cagata che potevo andare. E allora... No, Peppe. Cazzata, Peppe. Muoviti! Muoviti! Ce l'ho fatta. Spero non ce ne siano altri di questi mostri. Oh. No, 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 scherzavo. Ho sbagliato. Ci siamo un po' spaventati prima. Abbiamo fatto 2-3 saltini di quelli puri. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo usato anche questa, ragazzi. Possiamo farcela, possiamo farcela, possiamo farcela. Oddio! Sono in aria, è normale che io salti in aria così oggi, ma è così. Ma non passo, quindi... Passo di qua. Tornato ora. Qua la schiena. Qua non passiamo. C'è un filo abbastanza importante. Abbastanza importante. Di qua non ci dovrebbe essere niente. Quindi io mi dirigo. Filo su. Eccoci. Rompiamo questa. Ne abbiamo rotto 2 opere d'arte, ora non mi ricordo quante ne dovevamo rompere.
ok. Possiamo passare a possiamo andare a teatro, ragazzi. Però prima io andrei a fare... Sono due. Dovrebbe aver funzionato. Meglio tornare al teatro, magari riesco a entrare. E no, prima sinceramente andrei a fare quello che mi ha fatto fare il tizio. Possiamo andare dove ci ha fatto andare il tizio. Allora, facciamo che passo di lì, salvo. E se n'è ancora dietro. È ancora in giro. Passare di qua. Dobbiamo passare di qua, penso di sì. Ok. Sì, i cunicoli. Chi ride? Una che mi segue con una motosega. Rende tutto molto più bello. Giuro. Andiamo da lì, ok. Lo so, vuoi chiedere in chat magari qualcuno? Non sono ancora arrivata, salvo. E vai, andiamo, eh. Scusami, ci ho messo un po', amico, ma... è stato un momento difficile, io salverei. Ok, salvataggio in corso. Torniamo, possiamo andare. Che vado adesso? Ci vuole ancora un po'. Avere ancora, cioè, non mi spiace, magari diciamo, vabbè che non mi ricordo dov'è l'altra cassa della Mobius, quindi probabilmente ne lasceremo qualcuna dietro, però almeno una di queste che si apre per me non è. Al teatro è proprio qua. Là. Chi mi ha visto? Vabbè, no, effettivamente avete ragione. Una statuetta. Chiave, va sempre bene. Ora. Siamo giusti. È lì. Ok, dovrebbe essere lì. Ma non posso salire, dobbiamo passare di là. Tanti, eh? Veramente tanti. Facciamo passare senza farci vedere? Secondo me no. Posso anche corrermela, me la gioco correndo. Sì, sono tutti giocati dall'altra parte. Sono dei rumori abbastanza fastidiosi. No, è dietro. È dietro di qua. Dimmi che non c'è nessuno. Ah, qua dove siamo arrivati l'altra volta. Siamo. Siamo dentro di lì. Ferma più nessuno. Ma qua. Che voleva? Dovevamo mica andare qua. Mica dobbiamo attivare. Da qua dove siamo partiti, eh? Devo entrare nel midollo. Vero? Prendere il pollo e andare ad attivare. Ok. Adesso non ti funzionava internet. No, di qua non mi interessa. Ragazzi, io non ho capito a che parte devo andare. Ok, andiamo da dentro la Mobius. Dollo.
Vediamo se riusciamo a far partire sta roba. Però mi dice entra nel teatro, vedi. Pues. Ok, devo andare semplicemente lì, ragazzi. Che cosa potrà succedere mai di così problematico? Vediamo. Ah, qua c'è lei. Alvero, testa. Ma mica dove c'era quel coso? E so che devo entrare. Dare l'attenzione. Ricordo, non posso entrare di qua, ragazzi. E io di qua non posso entrare. Ma mica c'è il coso. Ah, posso entrare di qui. Qua c'è tizio melmoso. Tizio melmoso. Guarda, se sti infingardi mi devono far andare lì. Cioè, ma te par. Ho capito, dall'altra parte devi andare. Sì, siamo giusti. Arriva, immagino. Cosa sto sbagliando? Immaginati tu di stare qua in mezzo, in un posto del genere pieno di roba. Andiamo. Essere anche. Caghiamo, ragazzi, ce la possiamo fare. Dice, cosa ci dice? Sembra funzionare. C'è aperto, vedi? Devo tornare da Sykes. Andiamone qui. Ma c'è un sacco di roba. C'è un sacco di roba. Da un sacco di... Chi è che mi ha visto? Soprattutto, come? Oddio! Ma... Lascia! C'è questa confidenza qui? Salve! Fuori. Ti è cagato. Anch'io. Dove siete arrivati? Vabbè. Ciao domani, ragazzi, con scorne. Io quasi po'. Dove? Capisco dove sia. Oddio! No, via, sono troppi. Ma che cacchio ho fatto, bigola io?
Eccola! Benissimo! Non devi correre così! Vai via, ma fai anche l'animazione lenta! Ma io non so, io non... Ce n'è uno che striscia! L'animazione lenta fanno, ragazzi! No! Ah, io me ne vado! Oddio! Ce l'abbiamo dietro? Ce l'abbiamo dietro, perché lui si gira, ce l'abbiamo dietro! Apri la porta, apri la porta! Siamo. Avrei dovuto ucciderli per, però, sennò stiamo... Ore interminabili. Ah, giusto. Di là, usciamo di là e salviamo un'altra volta. Adesso possiamo entrare nel teatro. Abbiamo fatto questo, ci avrà aperto questa cassa. Non mi ricordo più, c'è una cassa in alto e non mi ricordo più dov'è. Quale? Così possiamo andare nel teatro, abbiamo fatto tutta la mappa, no? Anche carina, ha picchiato anche alla porta per... Sa cosa possiamo trovare fuori. Guardi qua, no? Sì, qua c'è il tizio che è morto male, perfetto. Eccomi. Ah, lì davanti ci dovrebbe essere l'altra cassa. Ma mica l'abbiamo ucciso? Sì? Non è vero? Perché c'è ancora questa qua? Me ne va. Vito a incastrarmi in un tavolino. Oh, ho capito dov'era, aspetta. Non abbiamo sistemato neanche il cecchino, cioè proprio... Era qua la cassa. Era qua la cassa. Quando si parla di loot, quando si parla di loot, ragazzi, io non vedo più. Ora fare. Ok, allora andiamo di qua. Il loot, alias... Che sì. Qua ci vedono, proviamo ad andare dall'altra parte. Molto te. Qui c'è il teatro è già aperto, però scusate, io devo andare dal tizio. Una volta andate dal tizio, poi ce ne andiamo. Se riusciamo a non farci vedere da questi pazzi qua davanti. Nascondersi nelle erbiciù. Non puoi avermi visto, non puoi avermi visto! È un parto insano della tua mente! Non puoi avermi visto! È un'ingiustizia questa qui! Adesso fammeli venire tutti addosso, eh! Porca miseria, eh! Tutti! E che momento! L'abbiamo fatta?
Andiamo indietro. Siamo proprio qua, tra l'altro. Andiamo dal tizio della agente della Mobius. Apriamo la cassettina. Dopodiché possiamo andare. Devi studiare. Vai, prenditi caffè. Un caffettino. Ce l'ho anch'io il caffè. Ce l'hai fatta, lo sapevo. Ciao, pizzetta. Grazie per la compagnia, eh. Ciao. Possiamo andare al teatro. Perfetto. Come faccio a equipaggiarla? Tipo. Automatica, no? Ne ho tre. Silenziata, grazie. E adesso c'ho silenziatore. Perfetto, perfetto, perfetto. Lui ormai non ci dice niente, ormai ce l'ha fatta. Ci parliamo un attimo. Il server è online. Perfetto. Sì, sono già dentro. Ho sbloccato i contenitori dei rifornimenti come promesso. Vedi se riesci ad aprire quello. Già fatto, mi chiamavano Manoletta. Sono senza ritegno proprio. Ok, salviamo e andiamo. Adesso entriamo dentro. Manolesta. Vuoi vedere bere il caffè? Mi voglio bere caffè. Possiamo andare. Nel teatro, siamo pronti, abbiamo anche la pistola silenziata e che siamo a posto. L'energia si alza un po' di più, cioè il vigore, chiamiamolo così, preferisco, si ricarica più velocemente, corre più veloce. Proverei a usare il silenziatore solo così, però non abbiamo troppe munizioni, quindi ci facciamo un po', facciamo più di niente, carichiamo così. Non fai. Mai, non ci possono vedere. Che correre, siamo pronti. Tipo che sta bene comunque. Perfetto. Te le fa anche vedere, Cepo. Andiamo. Stiamo entrando nel teatro. Qua probabilmente c'è la nostra piccolina. Da Lily. Saggio. Deve essere qui da qualche parte. Osi distruggere le mie opere? Vuoi piegarmi alla tua volontà? Io. Come loro. Cerchi di trasformarmi in qualcosa che non sono. Ciò che hanno creato qui è meraviglioso. L'hanno sprecato perché non hanno immaginazione, perché non sono artisti. Vogliono controllarmi, manipolarmi. Tu vuoi fermarmi. Io voglio fermarmi. Ma hai fallito, perché con il potere del nucleo posso creare la mia arte per sempre. Ego poco smisurato il tizio. Davide pittore. Diavolo sta facendo a questa gente? Ah!
Questa caccia è stata divertente. Ma anche le cose più belle, prima o poi, devono finire. Dov'è la bambina? Complimenti per essere arrivato fin qui. Se la perseveranza fosse una forma d'arte, tu saresti un maestro. Forse non un Michelangelo, ma perlomeno un Van Gogh. Basta con le stronzate artistiche! Dov'è? Con le stronzate... Il nucleo è al sicuro, con me. Ho eseguito i suoi ordini. Ma una volta che ho compreso l'entità del suo potere, come avrei potuto consegnargliela? Ciò che faccio è più importante del mero rendiconto personale. Lui non potrebbe mai capire. Lui? Di che parli? Non ha importanza. Tanto ha le ore contate oramai. Perché parlano sempre ai... Le mie opere, tuttavia, continueranno a vivere. Davvero? Picasso ha avuto il suo periodo blu. Io ho appena iniziato il periodo rosso. Ah, io andrei via, no, eh. No! Ammira la mia ultima opera. No! Ragazzi, è uno psicopatico. Psicopatico maledetto, eh. Meraviglioso. Un bouquet di carne e sangue. Maniaco bastardo! Volevo dirlo così, ma mi sembrava un po' troppo come forte. Come potrò mai fare di meglio? Troverò un modo. La sua vedi, paura sangue, è fonte carne. Di ispirazione. Siamo ancora qua. La corruzione dell'innocenza fa scattare la scintilla creativa. Non puoi riaverla. Non sapresti sfruttare il suo potere. Sei solo uno stolto. Lei è inutile nelle tue mani. Oh. Come facciamo a arrivare lì? Vengo a prenderti, bastardo. Va bene. Oh, cominciamo a fare tipo... Dai, scendo. Scendo così di schiena, proprio. Devo... Io. Deve avere a che fare con lo spauracchio, tipo Batman, ve lo ricordate? Tu santo. Datemi, perdonate, non so che cosa. No. La posso correre adesso? Ci mettiamo qua dietro? Se lui gira, adesso non ci vede. Siamo in mezzo noi. Vado. Torna di là, quando gira tutto di lì possiamo correre. Abbiamo. Oh. Visto? Va
visto! Viena! Ma perché mi ha visto ancora? Oddio! Sto uscendo! Sono morta! Ho rischiato di brutto qui, eh? È vero, dove devo passare? Corri, ce la puoi fare ragazzo, ce la puoi fare, siamo con te. Correre? Oh mio Dio! Corre da solo, ce l'ho fatta. Ok, dove cazzo sei andato? Aia, ci vogliono potenziare qua, ragazzi, eh? Se ci vogliono potenziare è perché c'era un po' di roba da fare. Allora, andiamo a potenziarci. Salvataggio. Vediamo quanta melma abbiamo. Una bella corsa, meno male che l'ha fatta lui, eh. Potenziamento armi. Io a sto punto... potenziamo il fucile a pompa, però che a me questa qua piace, ma... cioè, la potenzio per cosa? Ma quanto sarebbe? Perché se facciamo questo mica arriva... La fa... Non... non abbiamo. E 120 non abbiamo. Terraggio di schiena proprio. È stato bellissimo. Fine invece potenzia il fuoco. Tipo di ricarica a me non è che interessi particolarmente tanto. Poi 30... ce ne abbiamo. C'è l'arma 2. Se arriviamo all'arma 2 cosa mi dà? Dai, facciamo così. Però non mi sembra che ha tutta questa potenza il... vabbè, dai, andiamo. Perfetto, no? E adesso andiamo a fare il tempo di ricarica. Reazione, io mi sparerei comunque proprio così. 6. Vediamo se riusciamo a potenziare qualcosa. Vedo che ha di nuovo bisogno della mia assistenza. Abbiamo anche una chiave. Andiamoli. No, erano dei fucili. No. Non possiamo. Me lo merito, merito. Ho preso che cosa? Non male. Giriamo. Con lei abbiamo già parlato un sacco di volte. Abbiamo 4.000. Non possiamo fare niente comunque. 4.000. Penso che non possiamo fare particolarmente nulla. 8.000. 4.000. Però qua cosa mi serve? Aumenta la quantità di salute recuperata con gli oggetti di cura. Qua siamo atletica, potremmo usare questo, però arrivando qui sono 12.000. Sportività? 8.000. Resta poco qua. Beh, aspettiamo. Salviamo qua. Se no cala a rifarci tutto. E prima? Ti
No, abbiamo fatto tutto, ci siamo potenziati un po', abbiamo qualche proiettile. Dovremmo... Quanto abbiamo di vita? Permesso, posso entrare? No. Direi proprio di no, Peppe. Vieni, ti aspetto. La mia prossima opera sarà straordinaria. Non è qua. La sottomissione della sua volontà. Assorbirò il suo potere. Sarà arte nel vero senso della parola. Ma cos'è l'arte senza un pubblico? Ho bisogno di te per completare la mia opera. Non è così che finirà. Non è così che finirà. Ah. Forza! Mostrami quello che sai fare. Dai, una volta che faccio... Allora, ragazzi, però è ridicolo. Una volta che faccio io le munizioni, le trovo 25 in giro. Basta inseguimenti. E basta stronzate. D'accordo. Ora inizia ad annoiare. La tua morte sarà arte. È ora di firmare il capolavoro. Così? Questo farà male. E come faccio a farlo fuori? Farà male sì, perché non ti vedo io. Non puoi nascondere da ciò che non... No, no. Allora, ragazzi, le volte moriremo male, eh? Come puoi pensare di sconfiggermi? Mi sfuggirà! Dio! Dov'era? Che male ha fatto? Uno scatto magnifico. Questa la chiamerò... paura. Però piano! Però piano! Farà male. Allora, te che me. No, te ne pentirà. Quanto. Ma soprattutto, come facciamo fare il mio. Mi sfuggirà. Boss fight, la boss. Ma ci sarà un bel sorriso. Dannato, stai fermo. E lo sento ovunque, ma non riesco a capire dove. Vieni a prendermi. Che facendo? Questo farà male. Ah, anche bello comunque fare post con la musica. Abbastanza. Preparati a morire. No, vabbè. Oh. Non resterà niente di quando avrò. E io cosa faccio? Però preparati a morire. Ma corre piano! Beh, che lo sai. Caroca! Ma quanto puoi resistere ancora? Sono qui sotto. Non ha senso scappare! Ma. Beh. Confusione. Cos'è quella roba là in mezzo? Non puoi nasconderti per sempre. Ho visto! Sanguina per me. Sì, no, ma ragazzi, c'è follia lo sotto puro. Ma
pagherai per questo! Non puoi nasconderti per sempre! Sanguina per me! Questo è sbagliato. Dammi il tuo sangue! Vorrei tenerlo per me. Capisco. Ah, l'ho smirato, ma parliamo. Sono giocata una munizione. Basta correre, la tua morte è inevitabile. Bimico, tu devi soffrire per la mia parte. Sono ancora viva. Com'è possibile? Sono ancora viva. Niente di te quando avrò. Non ha senso scappare. Lo vedo. Ma no, ma dimmelo prima, no! Facciamo prima questo. Sì, era un'esplosione. Ah, esplosioni del bravo. Ah, maledizione. Bene. Fatto male? Andiamo poi dopo. Non ha senso scappare. Composizione. Non puoi nasconderti per sempre. Vinico. Dio! Devi soffrire per la mia arte. Ma tu sei un pazzo scatenato, te lo dico io, devi soffrire per la mia arte. Tu muoviti, non dormirci però sopra. Preparati a morire. Comincio a stancarmi. Amici. No! Sara, te! Non puoi nasconderti per sempre! Però carica, amico mio! Ma ci passi anche... Urca loca! Non resterà niente di te quando avrò... Cosa sta succedendo qua? E sei? E dai, ma non mettervi all'arma tu! Dammi il tuo sangue! Ma fregato! Ma come è lento? Ma cos'era? Capisco che è un fucile a pompa, io capisco! Non ha senso scappare! Dio mio Dio! E dai però, cioè non è possibile che, vabbè. Dai ragazzi, non mi puoi fare così. Ha senso. Hai ragione, noi. Preparati a morire! Fischia però. Ma quanto puoi resistere? Fischia però. Ce la facciamo una di questo. Ok. Ancora. Ma non è possibile. Dai però. Ma non è possibile. Fischia. Non è possibile. Mi sto incazzando con una biscia. Non
Lasciamone tre. Sta a niente di te quando avrò. No parole. Dai, ma cos'è sto boss? Ma cos'è sto boss? Non ha senso scappare. Muovi io. Che composizione. Si io sparasse sta roba? Filmico. Va bene correre così. Non va bene correre così. Non puoi nasconderti per sempre. Fa male? Ha fatto molto male? Sento iliaco. Aiuto! Ma non posso. Sì, sollenta. Qua sono lentissima, ragazzi. Sono lentissima. La vedo trubola, la vedo veramente trubola. Non abbiamo più niente per fare le porca loca e da rifarlo. Non resterà niente di te in quanto avrò. Abbiamo neanche munizioni per tutti. Vediamo se riusciamo a farne qualcuno. Facciamo 5, dai. Non ha senso scappare. Non ha tanto una vita, no. No. Come ha fatta? Sta morendo? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi? Si sta spegnendo. Così tanto da creare. Hai distrutto il mio retaggio. Guardami. Tu mi hai trasformato in un capolavoro. Devo immortalarlo. Se solo avessi la mia macchina. Dov'è finita? Ragazzi, l'abbiamo fatto fuori? C'è tempo per una ultima foto. Adesso, posto. Lily! Non avere paura, tesoro. Sono io, papà. No, non è vero. Papà l'abbiamo trovata, ragazzi. Tesoro, so che cosa ti hanno detto, ma non è la verità. Lily, ti prego, io... Vieni, Lily. Non devi nasconderti. Che è questa? Questo A. Non aveva mica finito. Vieni dalla mamma, Lily.
ti proteggerò io. Myra! Ma cosa ci fa la moglie? Allontanati. Tu non puoi averla. Ma non è possibile, qua non finisce mai. Lily! No! No! Daniel, o così, no, lo vedo strano, lui si ferma, cade giù. Abbiamo anche da combattere la moglie adesso? Non mancava solo, non bastava questo qua, anche la moglie? Myra. Sarò qui fuori ad aspettarti, mentre lì dentro ti aspetterà qualcun altro. Ce l'avevano anche detto! Kidman. Sempre indovinello. Ho sempre saputo di Myra. Ci incazziamo, chiamiamo. Meglio posso tacere se mi fai entrare. Merda. Le candele, c'è un altare, tutto nella norma. Bene, tutto è bene, qua finisce bene, ragazzi. Allora, abbiamo ucciso il fotografo, è andato. Abbiamo ucciso anche lui. Una grande X rossa. Questa sì che è arte. Infatti ci sono punti. Bene. Posto. Abbiamo guardate tutte? Ah, non ci può vedere niente, no? Che cos'è? Dov'è lo specchio? Cosa sarà mai questo? Posso salvare almeno? Mi ha fatto un bel lavoro, eh? Lago. No, Max! Come stai? Tutto bene, grazie. Qualche saltino qui. Siamo... Dove sono finito? Un posto brutto. Ricorda? Resident Evil quadro. È stato un mostro. O ha fatto diventare un mostro. Dipende. Resident Evil 4 mi ricorda sto pezzo. Cavolo, siamo... Bene, ci stiamo spaventando un po', Max. Stiamo preparando per domani. Speravamo di finirlo oggi, questo. Ma dopo il boss, ho scoperto che c'è un altro big boss. La luce... Oddio! Benvenuto, cercatore. Vuoi delle risposte? Sono qui per aiutarti. Chi? Che cosa è stato? Niente, cercatore. Di là c'era un'altra strada, però. C'era un'altra strada. Non c'era un'altra strada. Però si è spenta. Quindi possiamo stare un attimo di... Non mi sembra un posto bello, ragazzi. Oh, merda. Ago. Strumenti di tortura. Questa è roba medievale. Sì, no, sì, sì. Prima entrare un attimo qui solo per vedere se è meglio. Ah, qua c'è un lago di sangue.
C'è gente morta lì, apparentemente in realtà è una fregatura, come vogliono far fuori. E lo sento, guarda lì. Carichiamo le armi. Carichiamo le armi. Andiamo. Che ti mettono lì che... Guarda, guarda, adesso raccolgo e questo si alza. Cos'è? Ah, tipo L come lacco di sangue. Sembra strano che si sia risolto così. Però beh, andiamo. Qua c'è un cunicolo, ma non so se dovremmo andare di qua per forza. Io sento dei rumori veramente sconcertanti, ragazzi. Qua possiamo aprire? Lui lo apre? Apre con il chiavistello. Non c'è... Aspetta un attimo. Ok, sicuramente questa è la strada. Andiamo a vedere di là. Andiamo a vedere di là, ci abbassiamo e speriamo di non trovare niente dall'altra parte. Perché no? Andiamo. Dio! Cosa? Aha, Dove fare, Nini? Io sono furba, Alla! Abbiamo camperato, vecchio stile? Tutto per trovare chiuso, vabbè, niente. Potevano lasciarlo lì questo. Pensavo fosse aperta la porta. Invece, vabbè. Andiamo. Ok, andiamo giù e vediamo un pochino. Vediamo un pochino, sperare che ci sia poca gente, Bello. Probabilmente quello che ci parla è quel lui che ha detto il fotografo. L'artista pazzo. Andiamo. Andiamo. Quanta gente ci sarà qua? Quanta... No. Vabbè. Non dovevo. Cioè io ho fatto fuori... Sì, cosa hai fatto io? Sono andato ancora così. Ragazzi, io ho fatto fuori tutte le mie risorse, del tipo tutte le erbacce che ho trovato, tutte le robe per combattere quel boss, ma in realtà non è quel boss. E praticamente mi sono fregata con le mie mani, io non ho più... Mi sono fregata con le mie mani. La cella. Sento, se dentro, invece è fuori da dentro. Lo vuoi fare? È possibile. Anni. Fattibile? Tipo questo se lo facciamo fuori, ce lo fa far fuori da qua, vediamo. Difficile che non ho la mente. No!
Ma questo mi si è fatto vedere da qualcuno. Non è fattibile, non è fattibile. Dimenticatevi quello che ho detto. Non possiamo farli fuori da lì. Quindi poi tireremo qualcosa sicuro come loro. Nasceranno, si aprirà tutto, si sveglieranno tutti. Io sono morta. Appunto. E già subito, tra l'altro. Vabbè, piano piano, quindi ci facciamo fuori un attimino. Abbiamo il dardo. Oh. Forse posso usare questa. Che cosa è? La novella. Serve per aprire il meccanismo della novella. Ma aspetta, te scopri. Tutti fuori adesso. Salvataggio, quindi sarà un momento drastico. Guardali lì, olè. Gioia mia. Dio. Mi sono uccisa da sola. Mi attacca. Ma se sto puntando dall'altra parte, perché me l'attacchi allo stipide? Ma perché? Tutti i testimoni che non è possibile. Apri la porta. Non aspettavo. Non mi aspettavo così la tua arroganza, giuro. C'è. A modi mi faccio fuori da solo. Ma non è possibile. E tu? Ciao. Quanti ce ne saranno? Erano solo due? Che parlo un po' strano. Grazie. Vi sembra questo gioco, ragazzi? Vi sta piacendo? Oh, c'è un momento di agitazione. C'è qualcuno che si lamenta, però non so dove, come, perché. Di pancia fuori. Ma non lo vedo, ragazzi, non lo vedo. Ok, li ho visti. Dio, questi sono brutti, questi sono brutti. Vediamo come funziona. Allora, no, svirato. Corri, ragazzo, corri che va tutto bene. Porta rimane aperta, ma loro me lo vogliono qui, non li metto fuori. Giusto? Ragione, ragazzi. Tutto bene perché finisce bene. Vediamo com'è questo torpione che non ho mai usato. Inizia a caricare. Oddio. Ma l'avete visto? Ma è passato attraverso. Cavolo, che fortellino. Mi ha fatti fuori tutti? È passato attraverso. Che buco. Male. Abbiamo caricato tutto, sì. Questo caricato, anche se non fumogeno. Io cambierei dardo. Questo.
Lo so, hai ragione. No, 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 no. Vorrei tanto la mia. Ciao. No, è vivo. Dai, che ti abbassi anche. Su, su, su. Allora, questo. Come siamo messi qui? Non c'è la mappa, ovviamente non c'è la mappa. Quindi abbiamo fatto tutto. Qua non si apre. Perfetto, si apre ma siamo arrivati. Porta ben poco, quindi apriamo. Abbiamo trovato la manovella che dovrebbe essere... però basta che non c'è niente. Bello, ma... Lo sapevo! Bene, abbiamo anche gli strisciatori qua adesso. Abbiamo finito anche l'ascia, perché colpo l'ascia a parte. Andiamo, qua c'è un altro, questo è grosso ragazzi, questo è grosso, cerchiamo di farlo subito fuori, vediamo. Io! Qua è saltato! È vivo ancora? Ok, abbiamo fatto anche questo. Ora non abbiamo più munizioni per niente. Abbiamo fatto. Dio, ce l'ho dietro! Ma cosa ti fermi? Signore mio! Sono due! Porca loca, come siamo due? Sono tre, non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo questa, la fine! La fine è vicina! Però io come cazzo faccio a smirare così tanto? Ok, non è semplice con la balestra, non è semplice. Non possiamo farlo, ragazzi. Io e le... No, no, vai via, via. Vai tranquillo che ce la fai. Riesci a prenderlo prima che magari questo qua ti veda? Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, me la son vista malissimo. Me la son vista malissimo. Non mi aspettavo tutta sta gente. Effettivamente mi aveva un po' spiazzata. Però penso che le abbiamo fatte fuori tutte, no? Ok. Apriamo. Bravissimo, fa il giampettino che ovviamente è andato bene. Carissimo, arriva solo per questo. C'è un altro. Va bene, ciao Peppe. Grazie per. Siamo a buon punto. No, mi sembra un po' un'esecuzione tipo trappola questa, la mia impressione. Non abbiamo comunque. Ciao ragazzi! Oh, cazzi!
No, ma non posso mirarlo così. Non è possibile, muoio, lo merito. Morta. Morta. Sono morta, ragazzi, proprio l'ho smirata male. Questo cosa c'è? Non abbiamo parlato qua. Cosa qua? Oh, oh, sì, sì, grazie, la siringa. Ganza si riconosce subito. Se riusciamo a fare una cosa, niente così stretto, preferirei riuscire a fare almeno due proiettili di pompa. Vediamo se riusciamo a fare anche. No, beh, quello lo troviamo di là. Quindi carichiamo. E poi c'è la prossima porta. Non avevo guardato nessun tipo di porta. Questa si alza. Vuoi che non si alzi questo qui? Ha dato molto. Un sacco di abbiamo qui neanche un ascio, un pochino che porta su. Di pistola. Oh, avevo lasciato giù questo. Può più salire, sto scendendo, si può salire, non è vero. Boiata.
Per la prima volta nella storia del gioco. Hai perso tutto. Il fallimento ha portato alla passività, quindi alla disperazione. E la disperazione all'autodistruzione. Sei la causa della tua stessa. Bello. È una certa scena. Non hai creduto a tua moglie. Ti sei rifiutato di vedere. È tutta colpa tua. Sei un fallimento. Tua figlia è svanita per colpa tua. Non sei riuscita a salvarla. Possiedi la chiave per porre fine alla mia. Posso assegnarti alla sesta. Che sei? Cosa vuoi da me? E dunque? Aggiungi casa per scoprire qualcosa. Non puoi cambiare il passato. Puoi solo accettarlo. Affrontalo. Non evitarlo. Quella è... Lily. No! Cos'è? Questo è brutto, Questo è veramente brutto. No! Devo combattere ancora, amore. Io. Quanto ci vuole per uscire? No, vabbè, ma non me l'aspettavo. Cioè, voi non potete buttarmi in mezzo così. Cosa faccio? Fuori. Oh, bisogna nascondersi. Come facciamo a nasconderci? Carini. Non mi sembra che... Proprio bisogna di... Dardi. Perfetto. Datemi la palla. Facciamo due cose in più. Sì? Allora, dobbiamo aspettare ancora un attimo. Facciamo la palestra. Che dardo ho? Ho dardo. Io quei dardi si è messi male. Vediamo di fare qualcosa. Male. Fa così. Allora. Abbiamo bisogno di un dardo diverso. Vediamo se riusciamo a fare un esplosivo. Quanti riusciamo a farne? Siamo tre esplosivi. Hai un dardettino anche con la scossa elettrica. Li farei pure. A posto. Dardo, ok. Ora noi... Tu non puoi non correre così, cioè... Sembra veramente una presa in giro. Sì? Qualcosa? Siamo seri? Non ci ho fatto niente? Scossa elettrica, me lo dai la scossa elettrica, no? Ok? Ho fatto una cosa? Oddio, non me l'ha lanciato! Che dolore pazzesco! Siamo in una posizione di fortuna. Possiamo farcela. No. Ce la faccio tirare giù più lui? L'altro no. Ok, possiamo farcela. È lì, io non so quanto ci voglia per ucciderlo. Ok.
Ce l'abbiamo fatta! Era meno qualcosa, me lo merito. Ma siamo arrivati! Questo, Johnny. Siamo. Comunque l'elettrico molto. Good, good, l'elettrico mi piace. Ora. Stefano mi ha sfidato. Era una spina nel fiato. Ah, vabbè. Una spina che hai rimesso. Per questo sarai ricompensato. Stefano. Questo tizio lo conosco. Ah, el. Ora. Direi che penso che partirà un'altra boss fight. Oppure no? Andiamo a fare. Teniamo un attimo l'abilità. Vediamo se posso potenziare un attimo. Ma non penso che possiamo potenziare comunque. Cose potenziare armi. Infatti siamo male. Per potenziare un attimo il fucile. Vediamo se riusciamo a potenziare il fucile ancora. Non possiamo potenziare il fucile. Probabilità di infliggere la danni. Colpendo i punti deboli dei. Pistola, 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 pistola. Questo punto, no. Il ritardo esplosivo perché è male. Può farlo elettrico come si è messo. Non posso farne neanche elettrico, ragazzi. E niente. Per nulla, creazione, aspettiamo. Vediamo se possiamo usare qualcosa qui. Bentornato, detective. Siamo. Sì. E prima mi prendo questi qua perché mi servono. Finalmente possiamo utilizzarli. Ma questa. Pieno. Medikit è su pieno. ...150, possiamo potenziare qualcosa a questo punto. Quanto abbiamo? Non abbiamo tanto, uguale. Etica. Abbiamo questo. Madonna. 12.000? 7.500. Vabbè, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Mentre per il recupero cos'era? E 4.000. E poi facciamo così, potenziamento. Aumenta la quantità, però mi sa che anche questa. La velocità di recupero della salute ma poi non sono scritto. Io farei queste. Fare altro adesso. Dare, c'è qualcos'altro che posso fare. Combattimento. Ma direi di sì, guarda. No, prendo. Ok. Prendo, potevamo fare anche questa. No, 5.000, 6.000. Oh, abbiamo fatto anche questo. Adesso possiamo potenziare un attimino il dardo elettrico. Mi ha fatto uscire. Ah sì. Dardo elettrico abbiamo detto. Perfetto, fare questo. Non possiamo fare altro il dardo elettrico, però abbiamo fatto un po' di gittata, come si è messo. 125. No, la gittata non mi. Carica. Aspetto, sì, grazie. Penso di avere abbastanza cose. Va, via. Mi ha fatto anche un po' di potenziamento. Ora, salvataggio piccolino e via. Ma non c'era il caffè qua? C'era il caffè qua? Avevo caffè. Però facciamo una cosa molto intelligente, no? Sì? A questo punto mi curo con questo. Ragazzi, scusate, ma prendo il medikit che c'è lì, per forza.
modo che abbiamo comunque vita full e... Non può proprio fare a meno di me, vero? Insomma... Che altro non posso fare a meno del... Ok, a posto. Col vita in più abbiamo anche un medikit per dopo. Vantaggio. Comunque. Andare qua. Una piantina. Magari riusciamo a farci una siringozza dopo. Un'altra piantina. Andi. Andiamo a prendere la scala. Chiuso. Deve esserci un meccanismo per aprirlo. Step 1. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3.